Benvenuti in questo nuovo video della Seminars Crew. In questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo qui a commentare un nuovo disco uscito. Fare la reaction. Come impressione. Non l'ho potuto ascoltare solo perché per essere fedele alle nostre. Anch'io, tutti siamo di trovare qua per sentire il disco di Ercomi. E niente, Leo, vuoi descrivere i precedenti? Vabbè, Ercomi è uscito quest'anno con. Cioè l'anno scorso, scorsa estate. Con l'EP Ossigeno, che era un EP che mi è piaciuto molto, qualche traccia molto carina. Invece 2 anni fa circa era uscito con l'album Niente, era stato il suo primo album ufficiale, prima ancora del disco The Sensorer, che era il primo progetto ufficiale suo. Adesso siamo ritrovati qua con un disco molto che sentiamo molto, che da un po' che doveva uscire, con dei featuring molto importanti. Sì. Con, diciamo, Genomi o... Ma sì, li scopriamo anche durante... Okay. Comunque, tanto perché la track era già uscita. Quindi ormai passerà. Vabbè, un nuovo featuring con Jovanotti, un cantante. Sì, un ex rapper. Sì, si può dire così, però voglio dire. Vabbè, sarà un album molto curioso. Penso molto poco rap. Secondo me. Visti i featuring sarà poco rap. Poche rime. Checker Break e indie. Dove gli occhi non arrivano, secondo me sarà una canzone. E fin lì. Secondo me sarà una canzone d'amore. Vabbè, tanto penso che sarà molto incentrato su quello, questo album qua. Penso che sarà veramente poco un album incentrato sul rap e sul quello che... Molto bene. Quindi, fatto questo preambolo, come facciamo sempre, iniziamo con la prima canzone del disco, che si chiama come l'album, Dove gli occhi non arrivano. Vai. Iniziamo. Produzione di Charlie Charles, dovrebbe essere. Boh, mi piace già, a posto. Faccio un pochettino di lume però. Stupendo! È l'album migliore dell'anno! Ora piango! I ritornelli sono quasi tutti così. Se non è per sperare. La strofa di sfera. Strofa di sfera? C'è autore, anche se leggi il testo non lo capisci. I testi di Ercomi sono molto profondi. Non arrivano più, prima ci arrivavano sti occhi, adesso non ci arrivano più. Mirko, come facciamo? I don't know. Mica quel blu con Elisa no. Primo pezzo concluso. Blu già uscito. Pezzo, come ti è piaciuto il pezzo? Sì, la parte iniziale adesso. Sì, poi molto monotono. Un po' monotono, più altro. È molto pop e devo prepararmi a sentire canzoni molto simili a questo traccio, quindi devo abituarmi. Comunque, se penso che è una canzone fatta da lui, non mi piace, però se penso che... L'ha fatta per il CD. Che l'ha fatta per... Cioè, per vedere la sua evoluzione che ha avuto artistica, mi piace, dai. Blu... Cioè, se penso ai pezzi che faceva come Signore... La nostalgia vuol far partire. Che erano tutti nostalgia. Io Blu la odio. Apprezzo questa sua evoluzione. Di così Signore. Passiamo alla seconda canzone, il blu la odio. Ma la skippiamo. La skippiamo perché è già uscita. A noi invece era abbastanza piaciuta, vero? Sì, sì, sì. Abbiamo fatto quella reaction sul canale, quindi se volete sentire cosa ne pensavamo, andatela a sentire. E io passerei subito con... Si chiama La U. La U. Vabbè. La U. La facciamo tutte. La U di Ercomi. No, Simo, la U di Marrakech. No, vabbè, la U di... La U di... Charlie Charles. Vediamo, la U. La U di... Sfera e basta. Ah. Mangiare il kebab da San. Questa sembra la voce di Mahmood. Ma infatti c'è un molto lavoro di quel, su quel tipo di suono. È lo stesso tipo. Con le trombettine, perché ormai con Sfera dice sempre. Ma questa U, cosa ci vuole dire? La U! Non dire. La U, l'onda che fa la prima dell'onda. La U. Ritornello con questa U, me lo devo un po' abituare. Non sarà capire. Il mio preferito nell'album, però ci può stare. No, dai, infatti. Perché dobbiamo aspettare ancora quello di Sfera? Boh, non sappiamo cosa sia a fare questa U, magari lo scopriremo più avanti, per in questo momento se non qualcuno lo sa. Comunque suona bene, quindi vabbè. Sì, bellina, dai. Faccio la U. Migliore di Dove gli occhi non arrivano. Non lo so, sai. A me piace di più.
C'è una bella strofa dopo il primo ritornello. Tanto nessuno dei due saranno migliore del disco fin qui. Vabbè, comunque. Magari si fanno tutte cagare. La traccia successiva è Boogie Night, quindi Notte Ballerine. Impossibile. Con Gali. Gali fragilistica e super. No. Gali stupendi. Fit Gali. Fit Gali. Quindi cosa aspettiamo? Ritornello di? Gali anche secondo me. No, secondo me inizia Gali. No, non fanno mai iniziare il featuring, non fanno mai iniziare il featuring. Dici? No. Inizia il combi. Com'è hanno delle strofe divise? Non me ritornerò a dire il combi, dai. Vai. Una roba. Secondo me partecipa più Gali. Oh, non cincischi. Che Boogie Nights è un titolo adatto a Gali comunque. Sì. Ah. Che poi non entra Gali. Questo qui è lo zampino di Gali, no? Ma qua è molto come in ossigeno. È molto come Vuoi una mano, che era un pezzo che aveva fatto. Tornello suo, eh? Ma che tornello, madonna. Che quando Gali vuole. Porca troia. Finora migliore, eh? Per me Gali ha fatto una roba sua, ma proprio sai. Sì, sì, cioè, la canzone tutta sua. È più sua che il cantante. Sì, perché Ercomi la canta come vuole Gali. Ci parliamo al finito. Come vuole Gali. La canta come vuole lui. Sì, per me poi il lavoro di Charlie Charles che ha avuto su questo pezzo qua si è fatto molto importante. Gali per me ha dominato la traccia. Sì, sì, molto bravo, come sempre. Spaccato tutto. Traccia successiva? Visti dall'alto con Dardus, che è il produttore che ha fatto soldi di Mahmood, che è il produttore del suo album. E penso che ci sia un lavoro più che altro del pianoforte di Dardus, perché comunque lui non è un cantante, è un produttore. Vabbè, anche Mahmood non è un cantante. Grazie per le chicche! Visti dall'alto con Dardus, che è il produttore di Mahmood. Chissà perché Moncherie l'ha lasciato tra le ultime. Vabbè, andiamo avanti. Vai, è ossessionato. Sì. Perché c'è di chi è? Dalla metà stai piedi, sono 30 mari. Al primo sbocco, l'ultima chance, ti morderai in cucina. Sembra Coil. Altre cazzole d'amore. Non è una canzone, è una canzone. È una canzone. Cioè, è proprio canzone al. Sì, da radio. Sì. Ormai ci sto di più. Ci sta. Beh, un pezzo che potrebbe candidarsi a essere la migliore dell'album. Però almeno quella mi è piaciuta un po' di più, perché comunque è veramente una bella canzone. La base è tanta roba. Lui ha parlato molto profondo in questa canzone. È profonda, canzone da radio. Sicuramente non è quella con cui ti scassi in macchina con gli amici. Finché finora ci scassi in macchina con Boogie Nights. Minchia. Sì, finora, perché dopo. Basta. Andiamo ad ascoltare la sesta canzone che si chiama Impressione con Carl Brave. Quindi anche qui un altro ospite d'eccezione che comunque non fa parte dei suoi canoni soliti del rap. Ma sono banali, special guest. Sembra che si cambia genere. Si passa da Elisa a Gali a Giovanotti a Carl Brave. È veramente un album completissimo questo di incredibile. Andiamo subito a sentire. Ascoltiamo. Impressione. Sei molto più fancazzista. Sì, speriamo, dai. Ma come detto lì. I giornalisti insistono su di me, più di full, dubito un futuro di luce, ricordo per grande buio, evitare di evitare la me. Si calma questa. Gabbo, no, quanti incroci qua. Non fa la canzone, Gabbo. È arrivato il pezzetto. Eccolo. Non so
comunque si mantiene sempre abbastanza simile nei suoi featuring per break. Però comunque fa sempre vedere quello che sa fare, lo fa bene. Sì, sì. Fa il competitivo. Che era giusto nel mixtape di Jamie Tyson, nel disco di Mischilla, nell'ultimo uscito lui. Oltre al suo album. Comunque il featuring si mantiene sempre molto sul suo. E secondo me gli viene molto bene. Molto corta come canzone, 2 minuti e mezzo. 2 minuti e mezzo. Pezzo che a me è piaciuto particolarmente. Sì, sì, la sua parte iniziale. Soprattutto lì, infatti. Molti, molti incastri. La successiva si chiama Alice. Alice. E salutiamo, facciamo un saluto ad Alice. Un saluto ad Alice, la nostra amica. Niente. Che ha chiamato questa canzone per lei. Sicuramente. Sì, vabbè. Sì. Vabbè, Alice. Vediamo che cazzo dice. Ricomi, ma invece che chiamare Car Brave Gali, chiama zio Antonio. Zio Spalo. Iniziamo con Alice. C'è la sua tipa, se la vuoi. Boh, oppure Alice nel Paese delle Meraviglie, oppure un pesce, l'Alice e la ciuma. Spara di una qualcosa che c'è stato. Malinconica. Cosa che c'è stato? Cosa romperà mai? Non è una canzone che mi fa impazzire. Non mi piace. L'ha scritta perché doveva scriverla. Sì, sì, sì. Però magari secondo me se me la ascolto poi mi piacerà. Quindi non giudicare. Non giudico subito, così sennò poi mi insultate che è il pezzo del disco. Io dico solo che non mi è piaciuto troppo. E ora passiamo però, al primo ascolto, al primo ascolto. Passiamo alla rivelazione. Parla di una sua storia che ha avuto, che l'ha fatto star male comunque. Potrebbe essere, sì. A zio Mirko. Quindi vabbè, io probabilmente non l'ascolterò, quindi e probabilmente mi piacerà. Quindi io in questo momento con prima impressione non mi piace, però se non voglio ascoltare forse. Non siamo nel mood di capire l'introspezione. Che... L'introspettività. Che l'artista ha cercato di produrre. L'intro. Dio, anche tu qualcosa di intro. Introspettività. Della. Di questa. Di Alice? No, di qualcosa. Di Alice. Il titolo. Nel Paese delle Meraviglie. Ma io ti ho detto che l'ha fatta perché doveva farla. È un disco nuovo, quindi ho detto buttiamoci questa canzone come hanno fatto tutti quasi, diciamo, che hanno parlato di una ex o... Vabbè, però non mi è piaciuta tanto. Capito. Bella che e ora passiamo alla canzone che si chiama Canzone. Che ci piacerà. Vai, ci piacerà tantissimo. Come Gali che chiama il suo album. Ercomi chiama una canzone Canzone. No, Ercomi. È la più attesa, secondo Fit me. Fit con Jovanotti, non sappiamo che cazzo fare Jovanotti, no. Perché dato Ritornello. Non è anche un rap Jovanotti. Ma che ne dici? Magari fa la strofa rap. 3, 2, 1, via. Andiamo ragazzi. E iniziamo no! Lui! Ercomi è il ritornello. Non è il suo ritornello. E tu hai il ritornello? Ma no! Ma no! Quando è che lo fai il tour? Veniamo! Che mi fa la testa. Bella, bella, mi è piaciuta. Bella, 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 una dei migliori finora. Veramente finora è la migliore. Complimenti Jovanotti che si è integrato molto. Mamma mia. Nella base mamma di... mia. Però il comico si è un po'... Poi mi è, beh, sì, mi è piaciuto proprio... ritornello, eh. Mi è piaciuto proprio dove, come Ercomi riusciva a riprendere subito dopo il ritornello. Cioè, è proprio una cosa bella. Parliamo di cose importanti e siamo a meno 2 dalla mia canzone che ho cantato. Ora vedi che è una cagata assurda. Molto bella comunque, mi è piaciuta. Sì, anche me, tantissimo. Anche a me. Passiamo a Per un no di Ercomi, sempre. Zero featuring. Vabbè, sì. Non è un po' mettere. Vabbè, detto traccia sua e basta. Vai, sì, no. Vai tu. Non mi importa, meglio le cose come sono, per scusarmi per che cosa.
Benito il tornello di questa base qua col tigre. Sì, ho fatto. Sarà quello. Comunque il lavoro artistico che c'è dietro è veramente gigante. Sì, sì. Secondo me ci ha messo un anno a farlo. No, più che altro lavora con gente brava. Gran pezzo, cosa c'è da dire? Sì, ma è un gran pezzo. Gran pezzo. Parla sempre di sé, comunque. No, per dire, è un positivo la cosa. Un bel pezzo, un bel ritornello. La base, comunque, ho appena detto che c'è un bel lavoro dietro su tutte le canzoni. Comunque, non è che nessuna è buttata a caso. Sì, sì, è vero. Sono tutte molto lavorate, entrano subito in testa queste canzoni. E poi, diciamo, Ercomi magari ha lo stesso modo di cantare, però trova sempre il modo per distinguersi da un'altra. Sì, sì, sì. Niente, traccia passiamo... che... La traccia prima di Mon Cheri, qual è? La prima di Madonna, Mon Cheri. Vabbè, gioco. Per un gioco. Un gioco. Solo gioco. Gioco! Iniziamo. Alzo e abbasso lo soldi, dicono me. L'avrei fatta per gioco. Solo uno. Sto due campari da accamparmi dove le strade. Niente, le ho usati, ma scoppio al posto degli occhi. Stavo al gioco, ma era gioco che giocava con me. Cambio di ottorino e giorni, non so cosa succede. Regolette che non reparo, ne parlo, mi imparo solo pronunciandole. Dandoci un senso, le perdiamo altri tra al semaforo fermo, o le sono le macchine. Beh, se capiamo tante di quelle barre che girano una sull'altra. Mi piacerebbe vedere. Stavo al gioco, ma il gioco è il gioco. La prossima foto che metterò ritornello di gioco. Sì. Bella. Ma la prossima foto di Simone Paletto, seguitelo su Instagram. Allora, adesso c'è quella che pensiamo, vero? Sì. Allora, un attimo. Siccome questa qui potrà influenzare. Ehi! Il gioco, porco Dio. È finita. Siccome questa qui che staremo per ascoltare con il fit di Sfera potrà influenzare tanto il nostro voto finale. Io dico adesso che da ora in poi tutte le canzoni, che tutti gli album che raggiungeranno un voto pari a 9 in su, o comunque 8 al 9, 9 in su, noi andremo ai concerti. Va bene. Tanto il 27 aprile a Milano ci andremo già al concerto di Sfera Ebbasta, una delle tre date importanti, ne ho aggiunto un'altra perché c'era troppa gente. Sì, dai. Le ho lasciate lì. Dall'8-9 in su andiamo ai concerti dei dischi che sentiamo. Chiaramente quando. Io poi quello di là del 7 all'8 però ci vorrei andare a sentire comunque, però. La canzone com'è? Allora, molto bello il ritornello, ma più che altro le barre che intrecciavano molto, che molto spesso rigirava una sull'altra, cosa che faceva anche molto nei dischi vecchi, comunque ha ripreso anche in questo album. Vai. In questa canzone in particolare. Non è un'opinione soggettiva, ma passiamo subito alla canzone migliore dell'album. Non è soggettiva. Mon Cheri. Se tu prendi un pezzo di merda, ci metti a fare questo e basta, è già la canzone più bella. Billy Letzma è Music Group con Sfera Ebbasta, il feat Mon Cheri. Sfera Ebbasta, che non è un Ferrero Rocher. Che ti attesa? Non è un duplo. No. Non è un cioccolatino, ma è un mio Cheri. Mon Cheri. Mio Cheri. Con Sfera Ebbasta che farà il ritornello. Sì, non so come. Ma come? Lamborghini mica fa il ritornello. Sì. Vai, perditi in chiacchiera. Giù. È già una hit, lo stiamo aspettando. Eccolo. Da quando? Da quando è così lunga? Dio, che strofa! Che strofa! Ancora! Però, molto più parte di Sfera che Madonna! Cioè, troppo di ricordi e ritornello! Troppo di Sfera e ritornello di Sfera! Da quando Sfera... Ora arriva il combo! Mi è arrivato il disco!
spettacolo. Allora, la base è qualcosa di spettacolare, secondo me. Cioè, la base di sta canzone. Salviamola subito. Allora, ci salviamo. Prima di finire le ultime due canzoni, ci salviamo le migliori. Da prima parliamo di questa canzone. Prima parliamo. Ah, a me, secondo me, la base è stata lavorata perfettamente per questa canzone. Cioè, è proprio una roba perfetta. La sognate di notte. Ercomi, io mi aspettavo molto più Ercomi di Sferro, perché Sferro c'era il suo solito stavetto del cazzo, e invece... o il ritornello di merda, e minchia, invece ha tirato fuori un ritornello che come già una hit. Sì. E poi la strofa che è andata avanti, ha tirato fuori anche una bella strofa, eh. Cioè, la strofa non è brutta. Ha invertito le attese, ecco. Beh, spera, basta che apra la bocca, per me è meglio. Cioè, i featuring comunque si sono mantenuti di alto livello sull'album, sì. Cioè, comunque non tralasciati lì, buttati, fai. No, se poteva essere tipo, Sfermi, dai, una canzone che devo far alzare un po'. Sì, ti do sta strofa di merda, vaffanculo. No, mica, comunque. Invece no, si è messo lì con il forno a leggere e poi a cantare. Un bel lavoro. Un minuto e mezzo. Poi comunque canzone che è anche coerente su quello che dice, cioè comunque su un argomento comune. Cose che capitano. E mi cado. Addosso. E boh, e comunque. Passiamo da cose che capitano. Eh sì, la prima, la, quella che subito dopo Mosheri. Sembra un ragazzo ai tempi d'oro. Sì, sembra proprio... L'amore quando si prende coraggio, collegati dallo stesso armadio. Spottolati il cervello, le resine che sono troppo. Vabbè, poi compare tanto e pensa che lo show non dovrebbe essere. Guarda qua, qua è fortissimo. Ma dove? Ma queste cose fa veramente mi ricordo. Boh, pezzo molto bello, se non fosse che per un momento mi sei calato, ma sì, comunque hai spaccato tutto. Poco poco, però poi boom! Oggi ero contato quello che fai tutti i giorni. Meno male. Ha già le 8:15 però mi. Insegnaci. Magari. L'ho già detto prima. Ciao ciao. L'ultima traccia che chiude il disco si chiama Mi cado addosso. Mi cado su cazzo. Mi cado. Iniziamola subito e poi commentiamo il disco finale. Molto vecchia. Magari. Ma volevo comparlo l'ultimo due. Senza farci una storia. Nuovo in campo sono accantonato. Incanto come un carion. Municipio 4 col principio attivo alto. Non giocare con i raggi. Non si parla di chi manca. 12 fa capolinea. 3 fermate piazzo video. Ponte l'ambro just. Tutto ordina poi porta via. Io se rappo un sequestro. Prima ti tappo la bocca. Ti appendo sul muro di suono. Aspetta un'altra chiave. Soprattutto cosa me l'ha fatto perché ha detto: ah, non mi piace che faccio il pop. Questo mi fa questa straccia è qua. Così me ne sono zitti. Senza faccio una storia. Cioè, che le cose che fa non è che fa e riprende tutto su Instagram. Le tiene anche per lui le cose. Ma se senza ci faccio una storia. Che ci fai le storie su quello che fai alle 8:15 perché siamo curiosi. E anche alle 9:15. Siamo parecchio curiosi. Molto bella, mi è piaciuta. Se nei voti. E così si chiude. Si chiude quest'album. Quest'album di. Si chiude quest'album. Che è il terzo che recensiamo quest'anno, recensiamo, ci cioè diamo una prima impressione dopo aver sentito la prima volta una traccia. E che c'è da dire? Allora, l'album è molto particolare, nel senso che non è nei suoi canoni, perché comunque, anche se ultimamente stava tirando un po' fuori questa sua ara di cambiamento, comunque era comunque una cosa inaspettata. È originale. È originale, sì, senz'altro. Molto originale. Però comunque io apprezzo questo suo tentativo. C'è qualcosa che non mi convince troppo, però comunque le tracce mi piacciono quasi tutte, molto, molto. Dite voi cosa ne pensate. A me piacciono tutti i feat, tranne quello con Elisa. Con Elisa. Se l'avevi già detto quello. Per il resto
è stato bravo comunque andare in un altro genere, diciamo, perché lui è abituato a fare roba tosta. No, ma ultimamente stava un po' cambiando. Sì. E vabbè, però comunque sia, si è comportato bene. Sì, sì, sì. Bel disco, fai tanti soldi. Bastardo! Maledetto! Anch'io trovo sia un bel disco, assolutamente tutti i fit sono tutti azzeccati per me, compreso quello con Elisa. Soprattutto quello con Elisa. Soprattutto con quello con Sfera, porco... Dai, dai, sì, 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 sì. Quello con Sfera è bello. Anche con Sfera. La canzone che mi piace di più sicuramente è quella con Giovanotti. Con Sfera. E con Giovanotti, mi dispiace. Raga, mi è piaciuta veramente tanto. Non sto dicendo che quella con Sfera non sia bella. Non mi menare. Quella con Giovanotti è bellissima. Che cazzo è che c'ha Sassone lì a fastidio? Lui. E nient'altro. Cioè comunque. La trovo veramente bella. Le tracce. Facciamo una top 3 delle tracce. Personale. Ok. Allora, per me le tre migliori sono. Al terzo posto io dico Mikado, perché comunque tu sei bravo a fare rap e io lo so, comunque, anche se non è una canzone bellissima, però mi sembra finita, cioè sì, non è bellissima, non è nel senso bellissima nel senso di quello che esprime, però comunque è una canzone fatta veramente bene. Io dico Vici dall'alto, anche, che comunque è una canzone bellissima. La prima? No, era quella con l'amore, sì, pianoforte, che comunque, visto che ho voluto cambiare questa qua, la traccia in cui sei riuscito meglio a farlo. E poi come prima canzone, che io blu l'ascolto. Io o dico Bougie Night o Mon Cheri, perché comunque sono quelle due lì, cioè comunque uno di questi due big featuring, perché comunque hai fatto due featuring con due grossi, che sono partiti da zero come te, che però comunque non hanno avuto quell'area di superiorità che ti hanno dato la storpetta del cazzo, hanno messo del loro e hanno creato veramente un gran pezzo, quindi una delle loro, questi due qua. Cosa... Che vedo allo stesso livello. Cosa che rimpiango molto in questo disco, è che invece di chiamare Carl Blave o gente come Elisa, poteva benissimo farlo con Tedu. Ma con Tedu ha già fatto i pezzi nell'ultimo album, in Ossigeno. Ma qui se chiami due pezzi grossi non c'è due senza tre. Ma no, proprio un bomber, no. Secondo me ha fatto bene a non chiamare Tedu. Anche, non so se ha mai fatto featuring con... Ma sì, ma poi... Con Gue. Se avesse... Ma l'ha fatto featuring con Gue in un album. Però è quello di Gue. Se avesse fatto uscire qualcosa con Tedu sarebbe stata una cosa magari vista e rivista. Troppe volte. Cioè con Tedu così, fatto... Così però... Cioè, sono cresciuti insieme, se non erro. Sì, 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 assolutamente. Allora, classifica di Pennica. Tu e tre. No, tu non l'hai ancora detto. Allora, dai. Vabbè, io la prima l'avevo già detta, quindi canzone con Giovanotti. Secondo posto? Secondo posto, io Blu l'ho ascoltato tante volte, veramente bella. Vai, secondo posto io ci metto quella con Dardust, quindi Sì dall'alto. Terzo posto, metto la prima dove gli occhi non arrivano. Gli occhi non arrivano, perfetto. Ma poi scrivetici se siete arrivati fino a questo punto del video, dice anche voi le vostre tre tracce preferite. Terzo posto, metto... Gioco. Gioco, vero? Sì, sì, anche io ci sto. Secondo, metto... Giovanotti. Boogie Nights. Non ce l'aspettavo. E primo metto... Mon Cheri. Vabbè, sì, si sa bene. Ma sì, ma ci non sta. È quello che è proprio bello. È proprio una bella canzone. Mi ha stupito più che altro. Passiamo ai voti. Voto dell'album. Sono cazzi qua. Io dico 8 e mezzo. Che basta. Io dico 8 e mezzo. Tanto è la media che conta. 8 al 9. 9 meno. No, tu facevi prima di dire 9. Vabbè, guarda. Quasi tanto. Dai. Attimo, minchia. Io do un bel 7 e mezzo. 7 e mezzo. Bello pieno. Quindi la media è sull'8 più. Quindi non andremo al concerto. Vabbè, poi abbiamo uno secondo. E io ci volevo andare. 7 e mezzo pieno. 7 e mezzo pieno. Sette all'otto. Quindi la media è quasi sull'otto e mezzo. Sull'otto e mezzo, quasi. No, non è sull'otto e mezzo, ma... Non gli ho dato l'otto perché... Più. Spalle severo con i voti. Deve essere molto... Quindi in questo momento la classifica dei nostri album è... comunque, Orcomi quindi mi hanno detto su questo 8 più. Quasi 8 più. Quasi 8 e mezzo. Night era uscito con un 7 e mezzo. Sì. E Lazza con 7 all'8. Sì. Quindi però la classifica, cioè come primo posto, Lazza al secondo e Night al terzo. Io spero arrivi ultimo. No, li voglio bene, però minchia che palle. Cioè che tutti tra un po' spero uscirà un nuovo disco. Dici? Sì. Vabbè, basta, chiudiamo il video, se non è troppo lungo. Allora ragazzi,
iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, click, 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 e condividete. Saluto da Spalo e seguite la pagina Instagram. Seguite la pagina Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video con una nuova reaction, di un nuovo album, di quello che uscirà. Chi vivrà, vedrà. Ciao!